a noi ci hanno sempre considerato un tribunalino da sopprimere, cioè un piccolo tribunale. E io mi sono sbracciato, una volta accortomi di questo errore, perché di un errore si è trattato, di dover precisare che il Tribunale di Avezzano non è un tribunale piccolo, ma è un tribunale di media dimensione. La domanda di giustizia della Marsica è una domanda importante. Assemblea pubblica per le toghe marsicane davanti al presidio di giustizia. L'obiettivo degli avvocati iscritti al Foro Marsicano è quello di potenziare innanzitutto gli organici e di scongiurare la chiusura del Tribunale di Avezzano fissata per il 31 dicembre 2023. Questa è l'ultima forma di protesta che andiamo portando avanti da almeno 12 anni. E siamo particolarmente preoccupati non solo per la soppressione del Tribunale che è stato disposto nel 2012 con la legge 155, ma in particolare per il fatto che il Ministero non manda più dipendenti amministrativi al Tribunale di Avezzano con la scusa che il Tribunale di Avezzano ormai non avrebbe più organico perché l'organico è stato trasferito al Tribunale dell'Aquila accorpante. E quindi è una situazione insostenibile perché non permette lo svolgimento regolare della professione, perché noi abbiamo una scopertura di dipendenti amministrativi del 65% che appunto procura questo enorme danno allo svolgimento della professione, oltre naturalmente alla tutela del Tribunale che riceve una grande domanda di giustizia dalla Marsica e che va tutelato per questo, va tutelata perché il Tribunale di Avezzano non è un piccolo tribunale, il Tribunale di Avezzano è un tribunale di media grandezza per i numeri di ruolo che ha e di media grandezza, cioè come sono di media grandezza almeno 30-40 tribunali in Italia. Va quindi tutelato per questa importante domanda di giustizia che proviene dal territorio. Siamo qui oggi per sostenere, per continuare a sostenere questa battaglia. Siamo arrivati al punto in cui l'assenza del personale, soprattutto amministrativo, e questo assurdo atteggiamento da parte del Ministero e di chi è preposto all'assegnazione del personale, di non assegnare personale, trova assolutamente nessuna ragione in un contesto anche territoriale, e siamo arrivati al punto in cui addirittura le cancellerie penali sono state chiuse. Ovviamente questo costituisce un'evidente lesione del diritto di difesa, così si sta non soltanto bloccando il lavoro di un tribunale che lavora e lavora molto e bene, non si sta soltanto bloccando l'attività professionale del mondo dell'avvocatura, ma si stanno ledendo dei diritti costituzionalmente garantiti dei cittadini, di tutti i cittadini, e questo francamente è inammissibile. La voce va alzata, i toni vanno alzati nel momento in cui non si trova una persona, un interlocutore che ci ascolti, e questo è il momento.